Amici telespettatori, un saluto a tutti voi e bentornati a questa nuova puntata di Mangia e Bevi speciale weekend, alla scoperta di aziende agricole, agriturismo, ristoranti, osterie e locali di tendenza segnalati per il vostro weekend. Ad accompagnarci in questa nuova avventura c'è ancora lei, la nostra valletta a quattro ruote, Adam. Siamo arrivati troppo presto, svegliami tra un'ora. La sveglia è impostata alle 8. Adam con Siri Eyes Free e il tuo iPhone, la tua assistente personale. Nuova Opel Adam. E adesso tutti a bordo perché diamo il via a questo nuovo tour e seguiteci perché Mangia e Bevi speciale weekend c'è. Amici, per le solite informazioni di bordo vi comunico che stiamo lasciando la città di Ferrara e imboccando la superstrada per i lidi ferraresi, perché oggi saremo ospite dell'azienda agricola Le Aie, che produce aglio. Quindi staremo lì con loro e approfondiremo la conoscenza di questa azienda. Seguiteci perché non ve ne pentirete. Ed eccoci arrivati all'azienda agricola Le Aie. Venite con me, andiamo a conoscerli più da vicino. Bene, siamo all'interno dell'azienda agricola Le Aie, precisamente dentro il punto vendita. Incontriamo subito i tre soci, i titolari. Ciao Ettore. Ciao Beppe. Ciao Alessandro. Salve. E mi ripeto, ciao Alessandro. Ciao Beppe. Che già avete conosciuto presso l'azienda agricola Campanella nella puntata precedente. Bene, qui il portavoce è Ettore. Quindi restiamo qui accanto ad Ettore, a cui chiediamo ovviamente in questo punto vendita cosa vendiamo ai consumatori. Noi siamo un'azienda che siamo agricoltori, un'azienda che produce aglio, quindi vedremo poi successivamente le eventuali varie fasi e qui arriviamo al punto finale dove viene appunto dato la possibilità al consumatore finale di poter assaporare in tutta la sua totalità quello che è l'aglio di voghiera, in tutte le sue varie forme. Vedo che comunque qui voi avete convogliato tanti prodotti derivanti da aziende agricole, che non è solo la vostra, ma comunque, fermo restando il discorso, sono tutti prodotti che derivano da aziende agricole che si rivolgono direttamente al consumatore, in questo caso tramite voi. Sì, l'altra cosa è appunto quella di dare visibilità ad aziende sempre agricole, diciamo nostre sorelle, che però producono altri prodotti del territorio. Quindi, essendo a Ferrara, per esempio, abbiamo il riso della zona di Olanda, abbiamo i vini di Ferrara, il vino in primis che rimane il Fortana, e quindi abbiamo diversi tipi di Fortana che tra l'altro si abbinano molto bene agli insaccati fatti ovviamente con aglio di voghiera. E abbiamo alcune aziende che producono vari tipi di miele, quindi diamo visibilità a queste aziende appunto del territorio. Allora, quindi direi ovviamente che qui il consumatore trova solamente prodotti freschissimi, garantiti e certificati. Qui ha sicuramente la garanzia di trovare i prodotti di qualità e soprattutto con una certificazione, se parliamo di aglio di voghiera, il marchio DOP, denominazione di origine protetta, che vuol dire che le tre fasi importanti, che sono la coltivazione, la trasformazione e il confezionamento, devono avvenire nello stesso territorio. Bene, adesso entriamo nel laboratorio di confezionamento, giusto Ettore? Qui siamo nel laboratorio appunto di confezionamento, dove arriva tutto l'aglio delle diverse lavorazioni. Fondamentalmente, come azienda facciamo due tipi di confezionamento. L'aglio viene confezionato o nel sacchettino, dove abbiamo l'aglio, noi volgarmente lo chiamiamo in testa, quindi tolto dalla foglia, e quindi è quello che vedete, viene confezionato in confezioni di 3-4 teste, che sono poi i bulbi. Altrimenti vedrete poi una, diciamo, fase di lavorazione che è quello dell'aglio in treccia, che lì serve dell'aglio però che viene raccolto con il gambo, che è
un sistema, diciamo, ottimo per conservare l'aglio nelle cucine o nelle cantine di casa, ecco. Allora, questo è il banco dove viene preparato proprio la classica treccia d'aglio. Ettore, cosa stiamo vedendo qui allora adesso? Qui state vedendo la fase di intrecciatura dell'aglio, che rimane una delle operazioni più difficili e che vengono tramandate sul territorio dalle persone più, le, diciamo, signore più anziane, che intrecciavano ancora una volta sempre a mano, magari sull'aia. Oggi viene fatto in un laboratorio, ma il sistema è ancora quello. Ed ecco qui proprio la treccia d'aglio come si presenta dopo essere stata intrecciata, chiaramente. Approfitto, Ettore, di questo momento per chiederti, ecco, la commercializzazione, oltre al punto vendita dove siamo in questo momento, ma la vera commercializzazione nei grandi centri, come avviene? Dunque, la commercializzazione avviene, oltre che nel nostro punto vendita, viene fatta attraverso una distribuzione organizzata che noi abbiamo rigorosamente scelto nel fatto che abbia le stesse qualità che abbiamo noi al nostro punto vendita. Quindi, praticamente, il consumatore lo trova anche presso i grandi supermercati? Lo trova anche tramite i grossi supermercati o catene, diciamo, di distribuzione, a seconda se siamo in Emilia-Romagna, in Lombardia, Nord Italia, Triveneto, e a seconda delle zone. Quello che deve essere guardato è il fatto che abbia il bollino della denominazione di origine protetta con su scritto aglio di Voghiera e, nel caso specifico, azienda Le Aie come azienda produttrice, che rimane una garanzia di produzione. Adesso alcuni consigli per voi, restate con noi. Banca Mediolanum, la banca costruita intorno a te. Family Banker Office, ufficio dei promotori finanziari a Ferrara e in via Saraceno. Cari amici telespettatori, per quanto riguarda l'angolo della sposa, oggi siamo venuti a trovare Latteria Il Sogno, che dovreste ricordarvelo su Mangia Bevi Summer Show quest'estate, che hanno sfilato per noi. E quindi qui all'interno dell'atelier incontriamo la stilista, nonché la proprietaria dell'atelier, Katia. Ciao Katia. Ciao Beppe. Per quanto riguarda quelle che sono le nuove tendenze per la sposa di quest'anno? La tendenza sicuramente è tornata molto principessa, quindi i volumi si sono appunto rivitalizzati, i grandi volant, i pizzi, i fiori, tutto quello che è romanticismo e molto opulento quest'anno sarà appunto il mood per il 2014. La cosa molto importante che ci tengo appunto che i telespettatori sappiano è che, oltre ad avere un campionario già sul pronto, quindi che si possono appunto indossare e provare direttamente, si può personalizzare l'abito, quindi dal modello, dal disegno, da quello che può essere un'idea, quindi rendere a 360 gradi la sposa veramente com'è e quindi essere perfetta in un giorno così importante. Allora, però io volevo ricordare, qui all'Atelier Il Sogno è possibilissimo trovare l'abito per lo sposo, ma fantastici abiti anche da cerimonia. Quindi Atelier Il Sogno in via Bologna a Ferrara, ed è un indirizzo sicuro. Alla prossima! Vi aspettiamo! Agriturismo Serafini Strozza, fattoria didattica, ristorazione, alloggio, prodotti tipici. 5 ettari di terreno coltivati a frutta e verdure ed anche un allevamento suinicolo ed un punto vendita per la commercializzazione dei prodotti aziendali. All'Agriturismo Serafini Strozza è possibile degustare le produzioni tipiche dell'azienda ed anche pernottare in deliziose camere. Aperto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, domenica solo a mezzogiorno. Consigliata la prenotazione. Agriturismo Serafini Strozza, a Gualdo, Ferrara. Odori e sapori di un tempo.
Qui siamo all'interno della Piadineria Romagnola, sita sulla strada che da Santa Maria porta al casello autostradale di Occhiobello. Qui si fanno solo piadine romagnole artigianali, veramente gustose, ce ne sono di tutti i tipi. Fra l'altro la piadineria si sta attrezzando per fare anche consegne a domicilio nel raggio di 2-3 km tra Santa Maria e Occhiobello, appunto. Allora venite fiduciosi qui in questa piadineria perché troverete sempre tutti i giorni Gisella ed Anca che vi serviranno con piacere e vi faranno gustare piadine da non dimenticare, perché questa è una piadineria ormai targata Mangia e Bevi. Buongiorno a tutti, qui siamo arrivati con l'amico Ettore a visitare un campo dell'azienda agricola Le Aie dove si coltiva aglio. Ettore, tu ci sapresti dire un po' il ciclo biologico di questa cultura? Forse ha una vita molto più lunga di quanto non ci appare. L'aglio, per fare una battuta, ha una durata nel campo di 9 mesi, quindi come produttore tutti gli anni è come mettere al mondo un figlio. Diciamo che viene seminato a ottobre e viene raccolto a luglio, questo è il ciclo dei 9 mesi. Siamo a fine novembre, quindi vedete che l'aglio sta spuntando dal terreno, inizia, come diciamo in gergo, a far fila. Poi in questa fase, che si sono già abbassate notevolmente le temperature, se dovesse venire anche la neve ben venga, e sicuramente lui va in dormienza, ma ugualmente è sempre pronto in base alle temperature a muoversi e a fare il suo ciclo. A primavera riprenderà per arrivare nelle fasi quando le temperature si alzeranno e inizieranno eventualmente anche le condizioni più appropriate ad ingrossare il bulbo per poi arrivare alla raccolta nei, come dicevo, i primi giorni di luglio. Che tipo di proprietà possiamo dire che ha l'aglio? Non è il mio campo, ma dicono sicuramente che fra le diverse caratteristiche che ha è un vaso costrittore di quelle che sono le arterie, è sicuramente un pulitore di sangue e quindi insieme alla cipolla, insieme sicuramente fa parte della famiglia, non voglio entrare nel tecnico, ma delle liliacee, quindi sono quelle colture che adopero questa parola, puzzano ma fanno bene. Quindi sicuramente hanno il lato, fra virgolette, negativo, che può essere quello della litosi, però sicuramente danno vita lunga per quello che riguarda tutte le malattie cardiovascolari. E per quello che riguarda la litosi, proprio per oramai nel consumatore che serviamo da anni, sentiamo che mangiato alla sera e anche in quantità dà la possibilità durante la notte di uscire dalla pelle, quindi alla mattina con una doccia uno può risollevare tutte le problematiche di alitosi e di odori strani. E alla notte invece può aiutare per altre pratiche amorose, visto che lo consideriamo quasi un Viagra dei poveri. Interessante questo aspetto. Consigliamo di usarlo entrambi delle coppie a questo punto. Grazie, ciao. L'azienda agricola Fruit du Soleil è un marchio per un prodotto d'eccellenza maturato dall'esperienza di oltre 3 generazioni di frutticoltori. Scegli la qualità dei prodotti Fruit du Soleil, garantita da un metodo di coltivazione che riduce i prodotti chimici e preferisce l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per un migliore rispetto dell'ambiente. Fruit du Soleil produce, lavora e commercializza prodotti tipici della zona, come pere, mele e pesche, garantiti a livello mondiale dalla certificazione Global GAP. Fruit du Soleil rivolge una particolare attenzione alla cura del prodotto, lavorando esclusivamente a mano per preservarne la naturalezza che lo caratterizza al momento della raccolta. Fruit du Soleil, amore per la terra. E oggi siamo a Bologna, nel Centro per la Cura della Bellezza Gaia Più. Conosciamo subito la titolare, che è la nostra amica. Ciao Morena! Ciao Beppe! Cosa propone il tuo centro? Il mio centro propone trattamenti al viso e al corpo. Poi abbiamo la tricologia, che sono i capelli. Poi abbiamo l'epilazione, che sono i peli. Oggi parleremo di...
Oggi parleremo di ossigenoterapia. L'ossigenoterapia è una tecnologia che permette, attraverso l'utilizzo di un pennino, di veicolare ossigeno puro all'interno del derma. L'ossigeno è infatti un disinfettante naturale e questo garantisce una pelle pulita, luminosa e un corretto funzionamento del microcircolo. Bene, è stato un piacere essere stati qui con voi questa mattina. Un arrivederci a presto e un saluto a tutti voi da Gaia Più. Cari amici telespettatori, se volete fare una tappa gastronomica veramente sicura, fermatevi qui al Il Trappolo, è un ristorantino molto carino, delizioso, che vi offre anche a mezzogiorno un menù turistico con circa 12 euro di spesa, con cucina a casereccia, e poi alla sera si trasforma e diventa molto intimo, molto particolare, e offre un menù alla carta di carne e pesce. È molto accogliente, con ampio parcheggio, per cui venite con sicurezza, perché questo è un locale segnalato da Mangia e Bevi per tutti coloro che fanno un giro in questo territorio. A Ferrara, per l'angolo della convenienza, il locale che vi consigliamo è XXX, un locale polivalente dove all'interno potrete trovare cartoleria, bigiotteria, pelletteria, regali, ferramenta, calzatura, riabbigliamento e casalinghi. XXX è lieto di comunicarvi che ogni settimana all'interno del proprio locale troverete degli sconti sulle varie tipologie di merce. Lo sconto che vi consigliamo in questi giorni è sulle scarpe, con sconto 50% sino ad esaurimento calzatura. XXX e non ve ne pentirete. A Ferrara, ristorante L'Archetto. La buona cucina di terra e di mare, con tutti i sapori della costiera amalfitana e pizze d'autore cotte in forno a legna. Da non perdersi la proposta del giovedì sera, con un ricco menù a base di carni a soli euro 25, tutto compreso. Ristorante L'Archetto, un porto sicuro anche per i palati più esigenti. Tigelleria Pizzeria D'Orazio, il posticino dove ancora si conservano gli antichi sapori. Tigelle di propria produzione, salumi nostrani, formaggi del territorio, salse e affettati. Da non perdersi le bruschette, la farinata di ceci e le ottime pizze cotte in forno a legna. Il mercoledì, solo su prenotazione, la grande promozione con sconto del 50%. Orazio è consigliato anche per le feste di laurea, compleanni e ritrovo tra amici. Orazio, e vai a colpo sicuro. Rientriamo nell'azienda agricola Le Aie per lanciare i locali che abbiamo selezionato questa settimana per voi. Buona visione! In questo momento ci siamo rimessi in viaggio insieme ad Adam per andare a scoprire la prima tappa inerente ai locali segnalati per il vostro weekend. Quindi andiamo a scoprire Hobby Garden a Copparo. Dentro centro Hobby Garden e conosciamo subito il titolare, che si chiama Giuseppe. Lo voglio presentare immediatamente. Ciao Giuseppe. Ciao carissimo, piacere. Ti abbiamo portato, diciamo, un po' di gente per conoscere il tuo centro Hobby Garden. Allora, cosa troviamo qui all'Hobby Garden? Qui Hobby Garden proponiamo tutto quello che è per le piante da interno, per l'arredo della casa, a partire dai vasi, le piante e accessori che servono per abbellire gli interni delle case. Ecco, per quanto riguarda Natale, avrete già in mente comunque delle composizioni particolari? Per quanto riguarda il Natale, sono in arrivo tutte le stelle, composizioni particolari. Quest'anno metteremo una novità all'interno delle composizioni, dei piccoli assaggi prodotti sempre dalla nostra azienda, che sono assaggi di pane, dolci, fatti con le farine e i grani prodotti presso la nostra azienda. Direi che è interessantissimo. Avete anche gli alberi di Natale? Sono presenti anche gli alberi di Natale già disponibili alla vendita già da oggi, con prezzi veramente interessanti che potete vedere quando siete qui presso l'Hobby Garden in Viva i Bordin di Tamara. Ecco, una cosa che volevo sapere ancora, Giuseppe, voi qui è un punto vendita che si rivolge al pubblico chiaramente, esatto. Ma fate anche delle partecipazioni comunali?
Sì, infatti noi siamo presenti in tutti i centri commerciali di Ferrara, Ipercop, Via Modena, l'altra Coop di Via Modena, la Coop di Via Copparo Le Mura e anche presso la Coop di Copparo. Lì potete trovare anche delle nostre esposizioni che vi possono dare qualche indicazione per il vostro giardino. Comunque io so che tanta gente non ha il pollice verde e quindi va alla ricerca di piante devitalizzate, di fiori finti. È possibile trovarli qua? È possibilissimo, abbiamo un vasto assortimento sia di fiori che di piante finte di altissima qualità. E oltretutto abbiamo inserito già da alcuni anni anche le siepi finte e sarà molto interessante per il giardino. Cosa dire, è stato un piacere incontrare Giuseppe qui al Lobby Garden e vi aspettiamo. Sempre numerosi, ovviamente. Grazie, grazie, molto grazie. Adesso siamo venuti a trovare la Fondazione di Partecipazione Casa Viva Onlus presso il centro socio-occupazionale di Saletta di Copparo. Venite con me perché è una cosa bella e buona che stiamo facendo. Siamo all'interno del centro, incontriamo la signora Antonella Dallamuta. Ciao Antonella. Ciao, benvenuti. Dunque, allora la signora Antonella, che è la presidente della fondazione, adesso ci racconterà effettivamente cosa propone, cosa offre questo centro per questi ragazzi. Noi ospitiamo ragazzi che hanno terminato il ciclo di studi, possibile anche le superiori, in attività occupazionali, perché questo è un centro socio-occupazionale, e in questo momento stiamo realizzando un progetto di riciclo e anche di attività, come posso dire, un pochettino di lavoro, perché stiamo riciclando le cassette della frutta per realizzare cesti natalizi. E qua ci sono i nostri ragazzi che sono all'opera. Antonella, scusa Antonella, queste cassette chiaramente che vengono lavorate dai ragazzi sono veramente degli artisti e ovviamente vanno in vendita perché poi il ricavato va alla fondazione. Dunque noi cediamo i nostri manufatti a libera offerta, perché noi siamo un ente no profit, non abbiamo partita IVA, quindi lavoriamo esclusivamente con codice fiscale e siamo certificati dall'Agenzia delle Entrate come Onlus, quindi noi diciamo riceviamo beneficenze, riceviamo contributi anche a fronte di ciò che noi facciamo, quindi anche perché siamo socio occupazionale, non siamo un laboratorio di lavoro. Certo, mi sembra una bella iniziativa, anche per cui adesso che siamo anche sotto Natale, sotto le festività, qualche azienda o anche negozi che volessero partecipare al bene di questi ragazzi possono veramente venire a prendere, acquistare direttamente telefonando, ordinando, anche noi gliele prepariamo, anche perché poi utilizzeremo all'interno di queste ceste natalizi i prodotti della filiera del grano, quella di Gran Rò, e realizziamo biscotti, grissini, pane eccetera, e utilizziamo anche i prodotti delle aziende che fanno riferimento a questo gruppo di filiera. Per cui telefonate numerosi, perché questi ragazzi lo meritano, e diamo una mano anche a loro, che sono tutti bravi, simpatici. Allora, siamo qui insieme ai nostri ragazzi, fate un saluto alle telecamere, salutate la gente a casa e approfittiamo ovviamente tutti insieme, cogliamo l'occasione per fare i saluti e gli auguri per buon Natale e buone feste che verranno. Auguri! Siamo nuovamente in viaggio a bordo di Adam per andare a scoprire l'ultimo locale della serata, si chiama Il Bianconiglio ed è dedicato a tutti i buongustai che amano anche divertirsi con musica, intrattenimento e quant'altro. Restate con noi. Allora incontriamo sempre Michele qui al Bianconiglio. Ciao Beppe. Sempre un piacere essere qua in questo locale che è il più gettonato qui a Ferrara. Al venerdì musica dal vivo. Sì, stasera con i Contromano, con un tributo a NEC, e come al solito Bianconiglio vuol dire musica. Allora, che dire, per cominciare un anno fantastico cominciamolo qui al Bianconiglio, perché il suo successo sarà il nostro successo. Arrivederci, alla prossima. Ciao Michele. Ciao Beppe, alla prossima. Adesso alcuni consigli da non perdere. Siamo qui alla vecchia osteria di Tresigallo in compagnia di Roberta, la titolare,
Vecchia Osteria, ovviamente sinonimo di grandi abbuffate per buon gustai a prezzi onesti. Onesti e anticrisi. Allora, ogni sera noi facciamo una abbuffata, vuol dire che del piatto della serata uno ne mangia finché ne vuole, spende sempre uguale, escluso le bevande. Allora ragazzi, lunedì e martedì pizza, la nostra pizza al metro, a 5 euro a testa. Il mercoledì facciamo l'abbuffata di pasta, tanti assaggi di pasta, una diversa dall'altra, della tradizione italiana, sempre a 5 euro. Il giovedì siamo chiusi, il venerdì abbuffata di affettati casalinghi con i pinsini, la piadina e la polenta fritta a 10 euro. Il sabato sera c'è la grande abbuffata di carne ai ferri a 15 euro a testa, una montagna di carne. E la domenica è festa, doppia abbuffata, abbuffata di paella alla valenciana con carne, pesce e verdure a 10 euro. Abbuffata di fritto misto di pesce, sempre a 10 euro. E se le volete assaggiare tutti e due, risparmiate e spendete 15. Allora, che altro dire? Avete sentito le proposte, sono tutte eccezionali, per cui vi aspettiamo numerosi. Sì, ragazzi, chiedeteci l'amicizia su Facebook, vi aggiorniamo su tutte le nostre iniziative e posso garantirvi che sono veramente tante. Vecchia Osteria, la prima, inimitabile ed originale, grande abbuffata. State cercando un quadro, una cucina, un mobile dell'oggettistica che normalmente non riuscite a reperire presso i canali commerciali soliti e volete spendere poco, anzi pochissimo o quasi niente? A Ferrara è possibile. Dove? Al mercatino dell'usato. Allora Lorena, intanto ciao. Ciao. Cosa si trova qui all'interno del tuo negozio? Le cose più richieste. Ci sono collezionisti che vengono a cercare cose molto particolari, d'epoca, di tutto di più. Ci sono mobili antichi da restaurare, quindi a un prezzo abbastanza abbordabile, proprio perché noi sappiamo che vengono poi restaurati e quindi... Quindi qui ovviamente è un posto dove vieni a fare l'affare. Poi voi come funziona? Prendete anche tutto in conto vendita? Noi valutiamo le cose del cliente, le mettiamo in conto vendita e abbiamo una provvigione sulla vendita. Ecco, i giorni d'apertura? I giorni d'apertura sono dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Allora, che dire, al mercatino dell'usato è facile reperire qualsiasi cosa, anche difficile da trovare. Per cui venite fiduciosi, ad accogliervi ci sarà sempre Lorena. E noi, Lorena, ti salutiamo e arrivederci alla prossima volta. Ciao Lorena. Ciao, grazie. Per un indirizzo sicuro da segnalarvi per le vostre tappe nel tempo libero, ci troviamo adesso nella centralissima via Bologna, dove incontriamo Caffè Macchiato, un locale che vi aspetta sin dalle prime ore del mattino con servizio di caffetteria e prime colazioni. Ma per saperne di più, seguitemi, andiamo dentro e chiediamo proprio ai ragazzi. Venite con me. Ciao Giorgia. Ciao Beppe, piacere. Piacere mio, ciao. Ciao, piacere. Allora, io prima ho presentato il locale, che diamo servizio di caffetteria e prime colazioni sin dalle prime ore del mattino, però poi volevamo saperne di più. La mattina, come hai detto tu, apriamo molto presto con le colazioni, a mezzogiorno abbiamo dei pranzi con delle minestre fresche, tipo gramigna con la salsiccia, cappellacci di zucca con ragù. Poi proseguiamo nel pomeriggio con gli aperitivi, a volte proseguiamo fino a tardi, tipo giovedì, venerdì e sabato, anche fino a mezzanotte. La domenica siamo aperti, che anche questa è un'altra novità, dalle 7 alle 20. Però volevo aggiungere io due chicche. Uno, chiedete del vino, un vino nuovo che è uscito adesso, si chiama Giuda, lo assaggiate, è veramente buono. E poi un'altra cosa da non perdere, qui è possibile anche prenotare il locale per le proprie feste, feste di laurea, di compleanno o feste in genere, perché il locale ben si presta a passare questo tipo di serate. Con questo è stato un piacere incontrarvi ragazzi, ci vediamo alla prossima e in bocca al lupo. Allora, riprendo la linea, rientriamo comunque nell'azienda Le Aie, dove incontriamo ovviamente il nostro chef, la nostra mascotte Matteo. Ciao Matteo. Ciao a tutti. Allora Matteo, come tutte le puntate, anche in questa puntata ha fatto dei piatti con prodotti a chilometro zero, prodotti dell'azienda Le Aie. Allora, ho preparato un'insalatina di riso con il radicchio e la pancetta con loro aglio di Voghiera. Allora, scusa, il riso intanto è questo qui? Sì, questo qua è un riso che viene prodotto nelle nostre zone, che non tutti conoscono. È un riso integrale, si chiama riso venere, e niente, l'ho fatto lessare, come dice qui, 35-40 minuti,
dopodiché l'ho condito con un sugo che ho fatto con la pancetta e il radicchio, e ho fatto una glace con l'oro aceto aromatizzato all'aglio di voghiera. Esatto, infatti hai preparato lì degli involtini. Sì, quelli lì sono degli involtini con del lombo di maiale, con dentro il loro patè di aglio, li ho messo dentro il loro patè di aglio, avvolti con la loro pancetta, scottati in padella con sempre un po' di aceto aromatizzato all'aglio che gli dà un po' di contrasto. Allora, visto che siamo comunque sotto le festività natalizie, è da non perdersi anche l'alberello di Natale fatto con l'aglio. Direi che è molto suggestivo, io è la prima volta che lo vedo in vita mia. E intanto ne approfitto per darvi i saluti, rimandarvi alla prossima puntata. Questo è il momento più ambito da tutti noi qua, anche alle AIE, perché faremo l'assaggio dei piatti che ha preparato Matteo e chiuderemo anche con il solito brindisi. Un arrivederci da tutti noi, da Matteo, il nostro chef, che ormai è la nostra mascotte, e da tutta l'azienda Le AIE. Salute!